non la mettono mai. Vivi la magia, solo che io volevo fare un pezzettino di video e ovviamente se voglio fare il video non posso mettere Spotify, quindi ho dovuto mettere la radio, ma io odio la radio. Cioè, parlano e basta, raga, ma com'è possibile? Per carità, però, vabbè. Io ancora non ho fatto niente, ci sono solo delle clip di me che mi preparo. Buongiorno, raga! Chi non muore si rivede. In realtà mi hanno costretta a tornare su questi schermi. La mia amica Stefania, che ormai i veterani del mio profilo conoscono, mi ha detto dai, ricomincio a fare i video, dai. Ho detto vabbè, ci provo, non ti assicuro niente perché ormai lo sapete, io non sono costante nelle cose, quindi non so come finirà questo video, magari non verrà neanche mai pubblicato. Poi vabbè, io sono sempre molto presa dal lavoro perché ho degli orari un po' così facendo la commessa, quindi non è che riesco proprio a gestirmi bene il tempo. Però vabbè, ci provo, adesso appunto stamattina sto andando al lavoro e quindi niente, ci proviamo, vediamo quello che ne salta fuori. C'è stato qualche cambiamento in questi due anni forse che non faccio video. Come prima cosa, forse vedrete un meraviglioso sfondo, ho cambiato macchina finalmente. Questa macchina in realtà ce l'ho da tipo 6 mesi, non è tanto. Sono felicissima, anche perché la mia macchinina di prima era un catorcio, va bene, ma comunque stava morendo, era ormai vecchiotta. E quindi niente, lavoro sempre nello stesso posto, se così vogliamo dire, questo si toglie, grazie. E sono sempre fidanzata con Nicolas. E la casa purtroppo è sempre quella, ancora non l'abbiamo cambiata. E novità altre in realtà non credo, ci devo riflettere, però vabbè, la novità più grande è che ho cambiato macchina. Non è che ci siano state tutte queste grandi novità nella mia vita, forse comunque è un anno che non pubblico video, un anno qualcosa, vabbè, non mi ricordo. Comunque niente, sto andando al lavoro e oggi devo fare 9.3, quindi pomeriggio dovrei essere un po' più tranquilla, magari riuscirò a fare qualche altra ripresa quando torno a casa. Quando torno a casa devo fare un po' di pulizie, quindi magari mi tenete compagnia mentre pulisco. E basta, questo è quanto. E niente, quindi vado a lavorare. Buona giornata a me, buona giornata a voi. Alle 3, ora che sono arrivata a casa erano le 3:15 e mi sono riposata, ho fatto la moscerina,
altre cose, oltretutto avevo problemi di memoria, quindi ho dovuto un attimo svuotare il telefono e vabbè, una serie di cose. E adesso devo pulire la cucina perché è una cosa che ho rimandato ieri sera e devo assolutamente fare. E devo capire che cosa preparare stasera da mangiare. Grande problematica, oltretutto come vedete c'è un bordello in cucina, appunto devo sistemare. E niente, quindi ho detto va bene, approfitto e chiacchiero un po'. Non so in realtà neanche che cosa state vedendo voi in questo momento, però vabbè, faremo finta di niente. E appunto devo capire, scusate le spalle, ma ecco, abbiamo comprato lo Scottex sbagliato, te pareva. Ah no, non è vero. Ok, scusate, ma non riuscivo a infilare lo Scottex. E stavo dicendo, devo capire che cosa fare per cena. Cucinare è una cosa che mi angoscia e mi stressa e odio farlo. E quindi devo un attimo capire, perché la carne l'abbiamo mangiata anche ieri sera e onestamente non mi va, ma poi non ci possiamo mangiare tutte le sere carne, quindi non so se o facciamo le uova o facciamo un primo. Allora, in realtà io vorrei fare le uova, però scusate il casino, però come contorno. Allora, finisco un attimo qua e poi continuo a parlare, se no non mi capite. Ok. Stavo dicendo, vorrei fare le uova, però vorrei fare come contorno gli gnocchi, quelli piccoli piccoli, in friggitrice, quindi farli tipo chicche di patate, che sono buonissimi. E quindi vorrei fare quello di contorno, lo so che è un piatto un po' strano. Però vorrei fare quelle e appunto però a costarci le uova, quindi adesso cerco di capire un attimo, tanto ora che arriva Nico a casa e ora che ceniamo sono le 9:20, quindi ho un bel po' di tempo e nel frattempo pulisco appunto la cucina che fa schifo e lo so che poi dopo devo cucinare, però almeno tolgo il grosso perché comunque è da fare. E niente, nel frattempo cerco di capire che cosa cucinare. Tra l'altro ho praticamente comprato un prodotto che non ho ancora provato e magari lo provo adesso, che però ho visto online, praticamente l'hanno usato tutti, che è la Pink Stuff, credo che si chiami, che è andata virale su TikTok. Ho già lo spray di quella marca e mi trovo benissimo e alla fine ho deciso di comprare anche quella, però non l'ho ancora provata, magari la provo adesso. Ho comprato anche la spugnetta, ve la faccio vedere. Sono esattamente loro, quindi magari adesso provo anche ad utilizzarle e vediamo. Con lo spray mi trovo molto bene, quindi la pasta non l'ho mai provata, perciò. In teoria qua c'è scritto che questa spugnetta è anche per la cucina, ma non mi graffierà tutta la cucina, sta roba? Elimina macchie e lo sporco in tutela difficile da aggiungere con il minimo sforzo. Una superficie scintillante priva di graffi. Ma com'è possibile? Vabbè. Va bene, va bene. Thank you.
Niente, io oggi non ho detto praticamente nulla, mi rendo conto, sarà un video un po' strano. Però diciamo che è un primo video, dai, una prima prova. Oltretutto oggi è una giornata in cui sono un po' così, sono molto stanca. E il mio telefono mi dà problemi perché mi cieco la memoria piena mentre registro i video, cosa che è impossibile. Quindi boh, devo capire anche questa cosa. Comunque io, vabbè, come avete visto, sto preparando la cena, appunto sto facendo gli gnocchi in friggitrice, mangeremo le uova e Nico è uscito dal lavoro, quindi tra una mezz'oretta sarà a casa e mangeremo, niente di che, quindi questa è la mia giornata di oggi e domani ho un baby shower di una mia amica, sono molto contenta e niente. Per quanto riguarda i video, non so esattamente cosa succederà con questo canale, non so quanti video riuscirò a mettere, non so che video esattamente farò. Sicuramente, cioè quello che mi riesce sono i vlog, magari farò qualche video haul perché spesso vado da Action, svuota la spesa, non lo so, voglio prendere questa cosa di YouTube con molta leggerezza, dico la verità. E come proprio un hobby o comunque un qualcosa che è un plus e un qualcosa che mi può far star bene. Quindi non lo so esattamente cosa registrerò, quanti video farò a settimana, al momento io non ho risposte. Al momento sto ricominciando e vediamo come va e come proseguire. Quando mi andrà e farò qualcosa di, che secondo me può interessare, allora ve lo registrerò. Certo, magari almeno un video a settimana, minimo, non uno ogni 7 mesi. Ci provo. E sicuramente mi farebbe piacere fare tipo i svuota la spesa, che mi piacciono tanto. Appunto, come vi dicevo, qualche video haul, o comunque se vado a qualche parte magari faccio qualche vlog, insomma, mi accompagnate in giro. E magari se vi piacciono vlog come questo, vlog della mia giornata, quindi magari molto semplice, vado al lavoro, torno, pulizie, proprio la mia vita, come se fossi in videochiamata con una mia amica. Questo vorrei trasmettere, parlare con una mia amica, questo voglio che siano i video che pubblicherò su YouTube. E quindi niente, so che questo primo video sicuramente è molto strano, però vabbè dai, è per partire, diciamo così, per vedere come va. Devo un attimo organizzare e niente, quindi niente, spero che vi faccia piacere il mio ritorno. E vi saluto perché tanto tra un po' cenerò e poi andrò a letto perché sono distrutta. Quindi vi saluto, spero che comunque questo video vi sia piaciuto e vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video a questo punto. Ciao!